Ciao ragazzi, in questo video, oltre che a farvi vedere qualche creazione che ho realizzato da un po' di tempo a questa parte, ma non tantissime, perché con questo caldo sinceramente non riesco a creare nulla, e volevo anche salutarvi e augurarvi buone vacanze. Tra qualche giorno io mi trasferirò a casa al mare e purtroppo non ho la possibilità di portare né il PC né tantomeno avere internet col cellulare, niente, proprio nulla di nulla. E volevo avvisarvi appunto nel caso in cui qualcuno di voi magari possa contattarmi, purtroppo non potrò rispondere subitissimo, ma ovviamente lo farò appena possibile, appena potrò farlo, sicuramente vi risponderò. E poi niente, adesso vi faccio vedere quello che ho creato. C'è una piccola novità, almeno per quanto mi riguarda, grazie a voi e ai vostri numerosi video sulla tecnica wire, perché tra parentesi questa tecnica, come avete visto, io non l'ho mai utilizzata, e sinceramente, se vi devo dire la verità, non è una tecnica che mi attira molto. Però ultimamente con tutti i vostri video mi avete stimolata a creare qualcosina, e nulla, quello che ho fatto è una parure semplicissima composta da ciondolo e orecchini, che vi mostro subito. Non è nulla di che, l'ho fatto proprio così, man mano che lavoravo mi è venuto così, diciamo, l'ispirazione per realizzare questo ciondolo, che, ripeto, non è nulla di che. E che cosa posso dirvi? Allora, la base della realizzazione, da dove sono partita, è esattamente come quella per il Tree of Life, l'albero della vita, e ho utilizzato però un filo Artistic Wire da 081 color rame. Che questo qui tra l'altro ce l'avevo da non so quanti anni a casa, ma non l'ho mai utilizzato. E quindi cosa ho fatto? Grazie al bicchierino di vetro ho realizzato la strutturina, che poi successivamente sono andata a martellare, come appunto faceva vedere Cristina nel suo video, nel suo tutorial. E poi cosa ho fatto? La parte successiva è stata di realizzare questa strutturina, se così la possiamo chiamare, composta da due spiraline con queste ondine qua, con questa sorta di movimento, che poi sono andata ad appiattire con il martello. E poi cosa ho fatto? Ho utilizzato un altro filo, che è questo qui che vedete, un po' più scuro, un filo davvero molto molto fine, infatti è da 0,30, infatti è molto molto modellabile. E sono andata a collegare questa strutturina alla struttura centrale. E come ho fatto? Ho fatto questa serie di avvolgimenti di filo in questi punti, uno qua, uno qua, uno qua e uno qua. Poi volutamente ho lasciato questo libero ed anche questo. Poi, sempre con questa tecnica di avvolgimento, ho inserito questi biconi bianchi e turchesi, e li ho inseriti un po' così a caso, come mi ispirava, vedete? E basta. Poi l'ultimissima cosa che ho fatto è appunto di avvolgere il filo da 0,30 su tutta la struttura tonda, per renderlo un po' più pieno, perché senza filo da 0,30 intorno sinceramente mi sembrava un po' scarno. Ho fatto la stessa cosa anche per il cappietto, e infine ho inserito questo cordoncino piatto di finta alcantara marrone, e ho realizzato poi la chiusura in questo modo, come diciamo ho visto che la maggior parte delle creazioni, insomma, in wire ha. Quindi semplicemente ho avvolto il filo da 0,81 così, per fermare, diciamo, il filo, e poi ho realizzato questa S, che poi successivamente ho martellato, ed è la chiusura, che diciamo molto rudimentale, però secondo me non c'è nessuna possibilità di perdere il ciondolo.
E nulla, questo è il ciondolo. Voi che ne dite? Adesso vi mostro gli orecchini che sono, diciamo, riprendono molto la lavorazione del ciondolo. Gli orecchini sono questi. Niente, al solito ho realizzato queste spiraline con queste ondine e ho poi fissato i biconi sempre con il filo da 0,30, come vedete qui. Ne ho fissato uno qui. Il retro è questo qui, vedete, poi ho fissato meglio così. E poi cos'altro? Per applicare la monachella ho realizzato sempre con il filo da 0,81 questo cerchietto. E non vi dico come l'ho realizzato, perché dato che con la pinza punte coniche non potevo realizzarlo perché il diametro delle punte non arrivava a questa misura, l'ho realizzato con un pennello, quindi figuratevi, e poi l'ho avvolto sempre con il filo da 0,30. Infine, poi per applicare la monachella ho realizzato sempre con il filo 0,81 quest'altro anellino più piccolo e così ho applicato la monachella. E questi sono gli orecchini. Poi vi faccio vedere degli orecchini molto semplici che ho realizzato con le filigrane che mi aveva regalato Perline Gioielli, che sono queste qui, e poi ho diciamo decorato e utilizzato la tecnica che mostrava Marghe in uno dei suoi tutorial, appunto come decorare le filigrane. Vi faccio vedere il retro così lo capite meglio, e sto parlando del tutorial dove lei appunto faceva vedere come colare all'interno delle filigrane traforate i colori Pebeo. In questo caso io ho colato, ho fatto mi sembra due o tre colate di colori Pebeo e l'effetto è davvero lucidissimo, vedete, effetto moon. Tra l'altro questo è il colore che mi aveva regalato lei e nulla, poi semplicemente ho con questi chiodini a T ho fatto questi fronzoli, chiamiamoli fronzoli, con le perline 60 viola alternate da Delico marrone e cipollotti in cristallo economico color bronzo che vanno a riprendere comunque diciamo tutto l'orecchino compresa la filigrana. E poi cos'altro? Ah sì, ho realizzato la monachella con un chiodino a 9 e ho inserito poi un cipollotto per riprendere diciamo le frange dell'orecchino. E questi sono gli orecchini, molto molto semplici da realizzare e abbastanza veloci. Poi vi faccio vedere, questi è da un po' di tempo che li ho realizzati e sono questi qui, gli anelli sempre di Marghe, del tutorial di Marghe. Sono gli anelli con le Super Duo. Ho utilizzato queste due pietre sfaccettate che non so sinceramente come si chiamano. Questa è viola e questa è verde. Ovviamente ho abbinato poi Super Duo viola, perline viola e viola, anche se sono viola diversi, devo dire che l'effetto non è poi così malaccio. Poi ho chiuso in questo modo con una base regolabile color argento e qui invece ho utilizzato perline Super Duo verdi, perline 150 verdi, queste invece sono le 110 marroni e la base è color bronzo. La pietra devo dire che è bellissima perché ha delle sfumature bianche e marroni. E questi anelli mi piacciono davvero molto, sono degli anelli importanti, però devo dire che indossati sono molto molto eleganti. Grazie a Marghe
il tutorial. Poi qui questa volta gliel'ho proprio spudoratamente copiati, sono gli orecchini sempre di Marghe che lei aveva postato qualche tempo fa la foto su Facebook, e io gliel'ho copiati perché non ho resistito, ho detto questi li devo fare, sono davvero spettacolari. Ho utilizzato delle perline Super Duo Turquoise Picasso abbinate a Rivoli Golden Shadow, Delica color oro, Biconi Gold Shadow, perline color oro e color crema. Sono, vabbè, la monachella color oro, ovviamente, e questi sono gli orecchini di Marghe, sono davvero davvero molto belli, piacciono molto. Poi vi faccio vedere la penultima creazione, che sono gli orecchini della Vale, di Valentina OOO, gli orecchini del suo tutorial, il tutorial orecchini lampone, mi sembra che lei l'aveva chiamato così, e ho utilizzato anche qui perline Super Duo, queste se non mi sbaglio sono le Jet Picasso, anche queste, sono davvero spettacolari queste perline, ve le consiglio. E ho abbinato questo jet con le perline color argento, 11.0 e 15.0 argento. Poi ho applicato una monachella nera e ho realizzato il cappietto con le 15.0 nere. Perché? Perché dato che io ho queste perline qui, 15.0 argento, che sono le galvanized, ma non sono Duracoat, ho preferito realizzarle con le perline nere perché non vorrei che con il tempo, con lo sfregamento del metallo della monachella sulle perline, magari l'argento si potrebbe togliere, quindi ho preferito fare i cappietti neri, e devo dire che sono molto molto carini, mi piacciono molto. Grazie a Valentina per il suo tutorial. E poi l'ultimissima creazioncina che vi faccio vedere è questo qui. Lo so, non è che sia un granché, non l'ho realizzata poi così bene, ma ero talmente curiosa e entusiasta di realizzare il tutorial di Dolci Riflessi Bijou. Grazie a Luana per il tutorial. E nulla, ho utilizzato i materiali che avevo a casa, quindi magari poteva venire meglio, ma diciamo così. Ho utilizzato questa coppetta color conica, color rammenticato, questa coppetta tonda a fiore traforata, sempre rammenticato, e poi ho esattamente seguito il tutorial di Luana, mettendo la pasta trasparente, e ho poi fatto le palline di gelato con i gusti cioccolato, amarena e puffo. Lo so, forse non sono dei migliori abbinamenti sia di gusto che magari di colore, non lo so. E poi cos'altro? Ah, ecco, una differenza è proprio questa sorta di... Dovrebbe essere forse la panna montata, ma sembra tutto tranne che panna montata. Sinceramente sembra quella glassa che si mette sulle torte vere. Perché io cosa ho fatto? Oltre ad utilizzare la pasta bianca, come vedete anche qui, un po' di pasta bianca si vede, ho utilizzato il fimo liquid e anche la colla, quella bianca. Sapete la colla, quella tipo Vinavil, ho mescolata anche un bel po' di colla e poi l'effetto finale è stato questo qui, che forse non è dei migliori. E devo dire che la coppetta non era poi così indicata, perché era secondo me troppo traforata. Essendo appunto troppo traforata, mi è venuto un pochino più difficile poi inserire il gelato all'interno.
Poi un'altra cosa, io avrei voluto utilizzare questo ciondolo come, appunto, come ciondolo, però purtroppo sarà perché ho utilizzato anche questa coppa abbastanza grande sotto, una volta che inserisco il cordoncino e una volta indossato, praticamente facciamo finta che la mia mano sia il petto, diciamo che la posizione che assume sul petto è proprio questa qui, quindi la coppa, quella più bassa, sta un po' verso l'alto, così come posso spiegarvi. E quindi mi sa che dovrò utilizzarlo in qualche altro modo, magari come portachiave, non lo so. Comunque penso che questo è un progetto che rifarò al più presto, perché mi piace molto, è davvero molto molto carino. Grazie a Luana per il suo tutorial. E niente, io con questo ho terminato. Vi ho fatto vedere tutte le cose che ho realizzato. Ops, qua mi sa che vola tutto. Tutte le cose che ho realizzato in questo periodo ve le rimostro nuovamente. E le metto tutte esposte qui. Ops, uno qui e gli orecchini qui. Ok, non manca niente. No, ho messo tutto. Ok ragazzi, queste sono tutte le creazioncine che ho realizzato, come vi ho detto prima, e nulla. Adesso vi saluto, vi auguro di nuovo buone vacanze e ci sentiamo presto. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao!